sala Betaland di Catanzaro Lido offre la possibilità di vedere tutte le partite dal proprio conto gioco e su maxi schermi. Tutte le partite della Lega Pro in diretta, comprese quelle del Catanzaro. Bonus di benvenuto per i nuovi iscritti, 100% sul primo versamento. Giochi virtuali 24 ore su 24. Live betting, possibilità di scommettere dal vivo su tutti gli sport in palinsesto. In più, tanta cortesia e professionalità, dettata dalla pluriennale esperienza nel settore. Ci trovi a Catanzaro Lido, in Viale Crotone, 166A. Nel campionato di eccellenza calabrese ciò che non ti aspetti a volte può accadere. Fosse stato quotato dai siti di scommesse, il 2 della Luzzese era sicuramente alto, molto alto. Eppure la squadra di Mister Malfi, senza nessun timore reverenziale, sul neutro di Lamezia Terme, batte la capolista Locri. Seconda sconfitta in campionato per gli Amaranto Ionici. Alza un tantino la quota salvezza, si avvicina all'Aurora Reggio al penultimo posto e costringe l'11 di Mister Scorrano a rimandare di qualche settimana la matematica promozione. Il Cotronei vince con lo Scalea e scavalca il Siderno in classifica. Siderno fermato a Soriano e gara della quale vedremo gli highlights tra poco. Lacri batte la Mantea e riavvicina il Castrovilla, rifermato sul pari dalla Reggio Mediterranea. Buon pari del Sersale a Trebisacce, grazie al solito Caturano che entra dalla panchina, si guadagna un penalty e lo trasforma. Mentre sempre in chiave salvezza, ottima la vittoria del Cutro sull'Aurora Reggio. Vediamo il meglio del match di Soriano. Padroni di casa largamente rimaneggiati, privi di Viscomi e Mano per infortuni e di Classadonte e Nicolovici per squalifica. Anche gli ospiti si presentano senza Fuda, squalificato, e Luciano, Pipicella e Canfri infortunati. Prima parte di gioco molto noiosa, con possesso palla ospite e padroni di casa attenti a non sbilanciarsi. Al 20° arriva la prima conclusione in porta, è di Catalano che dal limite cerca di sorprendere Stillitano, ma il numero 1 ospite non si fa sorprendere. 5 minuti dopo c'è la prima clamorosa occasione per gli ospiti, calcio di punizione battuto da Minici, svetta tutto solo Coris, ma Piccolo compie un autentico miracolo. Sul finire del tempo è Akpan a liberarsi di Greco, forse in maniera irregolare, ma Cincischia prima di calciare e si fa recuperare dai difensori. Finisce il primo tempo con uno scialbo risultato di 0-0. Pronti via e già dopo un minuto della ripresa c'è un liscio clamoroso di Greco, ma è bravo Romeo a salvare ancora una volta su Akpan. Il copione si ripete al 7°, ancora il numero 7 ospite ritarda a calciare e Greco recupera. La pressione ospite cresce in maniera evidente, al 20° arriva il gol, calcio di punizione di Minici, palla lunga in area dove Ciccone, appostato sul secondo palo, non ha problemi a battere Piccolo. Neanche il tempo di festeggiare, che 4 minuti dopo c'è questo presunto fallo di mano di Okoroi su Angotti e l'arbitro, il signor Viapiana di Catanzaro, assegna il penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso Angotti che batte Stillitano badando più alla potenza che alla precisione. Da qui alla fine nient'altro da segnalare se non questa mischia in area di rigore sorianese in pieno recupero con buona occasione per Pizzoleo. Ma la sfera termina nelle mani di Piccolo. Finisce dunque 1-1, un punto che va benissimo al Soriano, un po' bene al Siderno, contestato a fine gara dai propri tifosi. Siderno che viene superato in classifica dal Cotronei. Sentiamo le interviste a mister Galati e a mister Gregoraj. Allora, mister Gregorace, un pareggio che vale oro, visto la situazione dell'infermeria, soprattutto per quel che riguarda gli squalificati, una squadra da reinvertare la sua, però, come dire, avete sudato le classiche 7 camicie e alla fine credo che il risultato vi premi. Sì, è vero, abbiamo fatto una grande partita sotto il punto di vista agonistico della cattiveria e della determinazione. C'erano delle assenze importanti, mi sono dovuto reinventare il centrocampo, però quelli che hanno giocato hanno fatto una grande... Hanno fatto una grande partita, non era facile, abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata, con dei giocatori importanti, con dei singoli importanti. Oggi per noi questo punto veramente è oro colato e dobbiamo cercare di continuare questo punto di vista, cercando già da domenica di cercare di recuperare qualcuno infortunato e rientro quelli della squalifica per andare alla Mantea a giocarcela tutta. A questo punto tutte le partite diventano fondamentali, è vero che il divario dalla penultima e anche dalla terzultima alla Mantea continua a crescere,
qualora eventualmente si continuasse in questo modo e soprattutto se in Serie D le cose speriamo vadano bene per le calabresi, ci sono ottime possibilità che eventualmente non vengano fatti nemmeno i play-out. Sì, come stanno andando adesso le cose, sì, può darsi pure che non si faranno questi play-out, però Gregorio, noi dobbiamo guardare in casa nostra veramente che stiamo lavorando in grosse difficoltà e abbiamo delle difficoltà da tutti i punti di vista, non è facile, credimi, veramente lavorare in questa situazione, però non dobbiamo mollare niente, fino alla fine dobbiamo cercare di fare partita dopo partita, gara dopo gara, cercare di fare il massimo dei punti e dopo alla fine terremo le somme. Senti Saverio, dato per scontato che forse ormai Luzzese ed Aurora credo che siano con un piede e mezzo nel campionato di promozione, eventualmente la corsa su chi può essere fatta, se c'è una squadra specifica oppure se dovete cercare di lottare con tutte le squadre che vi seguono oppure che vi precedono? Ma guarda, dobbiamo lottare con tutti perché guarda, io ho visto che la Palana ha fatto 4-5 risultati tutti consecutivi, solo oggi mi sa che se non sbaglio ha perso, però ha guadagnato un sacco di punti, ho visto che quindi dobbiamo guardare in casa nostra. Sinceramente guardare in casa nostra e non farci fare i conti nelle squadre avversarie e dopo alla fine penso che ci leveremo qualche soddisfazione. Guarda, oggi sono contento perché non era una partita facile quella di oggi, Gregorio, era una partita difficilissima e non mi è piaciuto tanto sinceramente dal punto di vista del gioco, troppi palloni lunghi da una parte e dall'altra, però è la classica partita questa di giocare sulle seconde palle, quindi però faccio un plauso perché senza tre giocatori fondamentali per la mia squadra io non mi posso permettere di tenere determinate gente fuori da questo punto di vista, quindi è un plauso e complimenti ai miei ragazzi. Allora, mister Galati, a un certo punto ci aveva creduto in questa vittoria, è vero che il campo vi penalizza tantissimo perché il campo è molto stretto, molto piccolo, forse non si confà alle vostre abitudini di gioco, voi avete molti attaccanti molto molto forti, nell'unica occasione avete subito questo rigore e quindi questo pareggio, molto molto rammarico nello spogliatoio. No, il rammarico è per l'occasione che abbiamo avuto, che non siamo stati bravi a sfruttarle perché abbiamo avuto 3-4 palle gol proprio per fare solo col portiere tirare in porta e fare gol. Loro sono stati bravi a crederci, l'unico cross che hanno fatto a fare un rigore, bravo a loro, andiamo avanti, continuiamo così solo questa strada. Senta, a questo punto vi risupera nuovamente il Cotronei in classifica, siete rimasti in quattro a giocarvi i posti per i playoff, naturalmente facendo gli scongiuri per quello che succede in Serie D, da qui alla fine saranno tantissime partite, tantissime finali. Possiamo rassicurare i tifosi che ho visto che alla fine un po' contestavano che il Siderno se la giocherà fino alla fine. Cioè che se contestano una squadra che ha avuto queste palle gol, veniamo a Suriano, campo difficile da giocare, sicuramente il rammarico c'è per l'occasione che sono state create. E noi andiamo fino in fondo a cercare di fare il nostro dovere e cercare di prendere il secondo posto. Se no l'obiettivo nostro è entrare nei playoff e noi nei playoff ci siamo. Però faremo di tutto per cercare insieme a Cotronei, Castrovillari e Reacri di arrivare secondi. Senti mister, oggi il Locri ha perso in casa con la Luzzese, una sconfitta forse un po' inaspettata, tra l'altro domenica prossima va a giocare contro l'Aurora Reggio, altra partita molto molto difficile, forse per il primo posto non si apriranno più le porte, tra voi Castrovillari, Cotronei e come dicevi tu Acri, siete le quattro candidate per i playoff, secondo te chi delle tre che vi seguono vi potrebbe impensierire di più? No, sono tutti, speriamo noi di impensierire all'altro, speriamo di arrivare noi secondi, faremo di tutto per cercare di arrivare. Ultima cosa e poi ti lascio, il Soriano come l'hai visto? Aveva diversi infortunati, diversi squalificati, nonostante tutto però ha giocato, dura la pelle diciamo così. Il Soriano ha fatto la sua partita, la sua onesta partita, le solite partite che fa in casa, è una squadra che il campo suo fa la sua forza, sono stati bravi, ci hanno creduto fino all'ultimo, ti torno a ripetere, sull'unico cross, non ho visto altri cross, o il mio portiere toccare la palla, anzi penso che ho contato solo tre rimesse dal fondo, 3-4, ma posso sbagliare di qualcuno. Perciò Soriano complimenti a mister Gregoraccio, complimenti alla squadra, alla società ed è giusto se il pareggio come è andato, ci hanno creduto, questa è la verità.